Una giornata commemorativa nata per celebrare il sacrificio di tutti gli operai caduti sul lavoro e di coloro i quali durante il secondo conflitto mondiale hanno dato la vita per realizzare e difendere le dighe della Val Fraele e quegli impianti idroelettrici fondamentali per la sussistenza del nostro territorio e di tutta la regione Lombardia. La Santa Messa, officiata nella chiesetta di Sant'Erasmo a Cancano, in Val di Dentro, è divenuta negli anni più che un appuntamento, una tradizione che nel tempo fortifica il rapporto tra la provincia di Sondrio e il gruppo A2A. Proprio qui, dinanzi ad un esempio di ingegneria civile che è parte dei 21 impianti idroelettrici che la multi-utility dei settori ambiente, energia, calore, reti e tecnologie può vantare tra Alta Valle e Valchiavenna. Credo che la storia di A2A sia connessa e sia inscindibile rispetto alla storia della Valtellina, soprattutto da quando abbiamo cominciato a gestire e a operare con le dighe. E credo che anche negli intendimenti di A2A ci sia la volontà di continuare a farlo. Quindi il momento che abbiamo di fronte oggi è quello di arrivare presto a un rinnovo della nostra concessione e quindi della possibilità di continuare ad investire su questo territorio. Il legame con la comunità e con la gente di questi territori è molto forte, perché già quando eravamo a M credo che la presenza territoriale abbia sempre inciso profondamente anche nella quotidianità, con tutte le attività che fanno da corollario alla gestione della diga. Intendiamo continuare a farlo, perché questo è per noi un fatto assolutamente importante e speriamo che ce ne diano presto la possibilità. Possibilità che di fatto eventi come la commemorazione di domenica 30 giugno rinsaldano. Una scommessa, quella del rinnovo delle concessioni idroelettriche, forte della condivisione di un testo tra governo, regioni e concessionari che mira a valorizzare ulteriormente questi asset. Diciamo col dire che oltre a essere gli invasi pieni e i laghi con livelli molto alti, abbiamo anche quella che è la vera riserva, ovvero la neve sulle montagne, e quindi certamente affronteremo una stagione estiva sicuramente migliore per quanto riguarda il comparto dell'agricoltura, ma certamente migliore anche per quanto riguarda la produzione di energia idroelettrica. Io vengo sempre molto volentieri a questo appuntamento, perché mi piace ricordare che queste dighe, questi invasi sono stati costruiti con grande spirito pionieristico e noi abbiamo anche il dovere di preservarli, anche perché sono un asse strategico per il paese, ma anche pensando ai lavoratori che sono morti durante la costruzione. Quindi a me piace venire qui tutti gli anni alla messa di commemorazione. Commemorazione che assume il significato di una ripartenza qui, in questa chiesetta che furono gli stessi operai costruttori della diga di Cancano a realizzare. Quest'anno, come di consueto, celebriamo questo importante momento di ricordo per tutti coloro che appunto hanno sacrificato, sono giunti al sacrificio estremo per la realizzazione di questi impianti che caratterizzano ormai da un secolo la nostra valle e che fanno, diciamo, parte della nostra storia. È importante però tutti gli anni fermarsi un momento e celebrare questo ricordo, perché, diciamo, oggi diamo tutto, tante cose per scontate, ma in realtà le cose che possiamo utilizzare anche oggi sono frutto di sacrifici a volte anche enormi che chi c'è stato prima di noi ha dovuto fare, quindi importante essere qui anche quest'anno insieme a tutti gli altri miei colleghi. Grazie al lavoro fatto dall'azienda qua lo ha preservato, anche i nostri alpini che qui hanno difeso queste strutture hanno fatto sì che questo posto non diventasse così un posto abusato di edilizia, ma carico d'acqua, vuol dire carico di vita. La nostra società è molto bulimica di voci, ma anoressica di contenuti, di profondità, e quindi questo momento è diventato importante perché fare memoria ci dà la possibilità di guardare al futuro. Guardare al futuro proprio come fa A2A, investendo sulla decarbonizzazione, vera sfida per un domani sempre più sostenibile. Per la prima volta nella nostra storia abbiamo presentato un bilancio trimestrale nel quale la quantità di energia prodotta dalle fonti rinnovabili ha superato la quantità di energia prodotta dal gas e dai cicli combinati. Quindi devo dire un risultato importante non solo nell'ottica del nostro bilancio, ma nel bilancio proprio della collettività, perché è chiaro che più fonti rinnovabili noi utilizziamo per produrre energia, più andiamo a evitare di produrre anidride carbonica, e questo credo che sia un tema universale in questo momento su cui l'intero mondo è concentrato.